Ciao a tutti, sono Domenico Petrolino. L'episodio di oggi di Non puoi non saperlo è sull'inflazione. Ovviamente conosciamo tutti più o meno cos'è l'inflazione, quindi un aumento del livello generale dei prezzi. Ho pensato che fosse interessante capire un po' di più le dinamiche e le motivazioni, quindi ho deciso di creare questo episodio. Bene, inflazione dal latino inflare, quindi gonfiare. Si parla di un aumento prolungato del livello medio generale dei prezzi dei beni e servizi in un dato periodo di tempo. Solitamente, si misura su base annuale. Ecco, se vogliamo così imparare anche un termine nuovo, l'agflazione, quindi si parla di agflazione quando l'inflazione deriva dall'aumento dei prezzi delle materie prime o dei prodotti agricoli. Bene, adesso cerchiamo di capire quali sono le cause. Ecco, come al solito gli economisti non sono concordi ovviamente su un'unica causa, ci sono varie, diciamo, scuole di pensiero. Le tre più importanti sono appunto quella dell'inflazione da costi, la keynesiana, e quella dei monetaristi. Allora, i keynesiani, quindi Keynes, parla di inflazione da domanda, quindi c'è un eccesso di domanda rispetto all'offerta. Questa provoca ovviamente un aumento del prezzo di un particolare bene di consumo o di più beni di consumo fino a quando appunto l'offerta non riesce ad adeguarsi. E questo è indipendente dalla quantità di moneta, cosa che invece non pensano i monetaristi. I monetaristi infatti pensano che l'inflazione sia dovuta a un eccesso di circolazione di moneta nel mercato, quindi un'offerta della moneta, in questo caso superiore alla domanda. Per vari motivi, ci può essere appunto un aumento della spesa pubblica da parte dello Stato o per esempio una facilità di accesso al credito con bassi tassi di interesse. Quindi questa, diciamo, facilità di accedere al credito o alla moneta fa sì che le persone prima o dopo spendano questa moneta in beni di consumo e se non siamo a livello di piena occupazione, cioè se siamo a livello di piena occupazione, quindi si ritorna qui alla soluzione keynesiana dove si dice appunto che le aziende non sono in grado di produrre di più almeno nel breve periodo e quindi i beni che hanno li vendono a un prezzo più alto. Ecco, no, scusate, mi sono dimenticato, l'inflazione è anche, come dire, intuitivamente può essere un'inflazione da costi, quindi se io come impresa produttrice ho un aumento dei costi delle materie prime, dei salari, degli affitti dei miei stabilimenti, eccetera, eccetera, ovviamente trasferirò quando possibile questo aumento di costi sul prezzo dei miei beni, dei beni che vendo e quindi si ha un aumento dei prezzi. Ecco, aumento dei prezzi vuol dire perdita, allo stesso tempo perdita di potere d'acquisto da parte dei consumatori. Quindi se io potevo acquistare un tot di beni con 1 euro, 10 euro, 100 euro, ecco, con la stessa quantità di moneta posso acquistare meno beni o meno una minore quantità dello stesso bene. Tanto per darvi un'idea dell'importanza del fenomeno, ecco, una lira del 1861, quindi alla creazione del Regno d'Italia, vale 3 euro nel 2006, quindi circa 6.000 lire, quindi 6.000 volte di più nel 2006 e addirittura quasi 10.000 volte di più nel 2012. Quindi fenomeno molto importante che infatti le banche centrali di tutto il mondo, quindi i governi tramite le banche centrali, cercano di tenere sotto controllo. In questo momento l'obiettivo della BCE è mantenere un'inflazione a livello del 2%. Quindi un po' di inflazione si considera un fenomeno positivo, soprattutto se anticipata, quindi prevista, diciamo, programmata. Ecco, qual è il problema dell'inflazione, come di tutte, diciamo, gli indicatori economici? Sono un problema quando non sono previsti. Quindi un aumento imprevisto dell'inflazione penalizza chi ha una situazione creditoria, soprattutto se a tasso fisso, e favorisce invece chi ha una situazione debitoria, soprattutto se l'inflazione, quindi l'aumento, non è soltanto nei prezzi, ma è anche appunto nel suo salario. Disincentiva
il risparmio, perché ovviamente se io so che domani potrò comprare meno beni rispetto a quelli che posso comprare oggi per via di un'inflazione elevata, preferirò spendere i miei soldi oggi. Questo ovviamente è compensato dal fatto che le banche danno un interesse elevato che compensa l'inflazione molto spesso. Ecco, situazione creditoria e debitoria è esattamente la stessa cosa, quindi chi ha un credito, se c'è un aumento imprevisto dell'inflazione, quindi il tasso di interesse non ha inglobato questo aumento dell'inflazione, riceverà dei soldi dai propri creditori che appunto potranno acquistare meno beni rispetto a quando li avevo prestati. Ecco come si calcola l'inflazione. C'è una formula matematica ovviamente relativamente complessa, però in generale potremmo dire che si costruisce un paniere rappresentativo dei beni di consumo finali delle famiglie, quindi che ne so, pane, pasta, carburante per l'auto, cinema, telefonino, eccetera, eccetera. Dopodiché si prende un prodotto rappresentativo della marca più diffusa per ogni prodotto. I prodotti sono circa 1030. Questo rilevamento dei prezzi viene fatto in 85 capoluoghi di provincia, inoltre 33.000 negozi. Si fa un calcolo per provincia e per regione, dopodiché si fa una media nazionale. Ecco, nella storia, sappiamo, famosissima l'iperinflazione in Germania dal 19 al 24, causata appunto da un ultimatum della Gran Bretagna che voleva rientrare, quindi voleva che la Germania pagasse il più velocemente possibile i danni di guerra, aveva addirittura imposto un pagamento del 26% delle entrate da esportazioni tedesche. Tanto per darvi un'idea di quello che era l'inflazione in quel momento, un francobollo valeva più di 1 miliardo di marchi e tra giugno e dicembre del 22 il costo della vita salì di 16 volte addirittura. Quindi se voi pagate un affitto, per esempio, di 500 euro a giugno, a dicembre lo stesso appartamento costa 8.000 euro. Quindi, ripeto, diamo per scontato oggi che l'inflazione sia sotto controllo, non è un grande problema, almeno nei paesi occidentali, sviluppati, industrializzati, ma comunque questo vi può far rendere conto di quanto sia comunque un problema che può creare gravissime conseguenze nell'economia di un paese. Ecco, appunto, in Germania venne poi sconfitta con la creazione di una nuova valuta garantita da terre e merci degli industriali. Anche l'Italia ha avuto il suo periodo iperinflattivo dal 43 al 45 con la Repubblica Sociale Italiana, causato di nuovo dalla necessità di pagare per le spese belliche e dal fatto anche di dover mantenere le truppe naziste in Italia. Si arrivò a un massimo del 491% all'anno. In Argentina, nell'89, anche qui si arrivò a un 5.000% su base annua. Bene, questo è tutto, spero sia stato interessante. Sappiamo qualcosa di più sull'inflazione. Alla prossima, ciao a tutti.